con il salario minimo, come la valutate? No. Dov'è l'apertura? C'è stata una sorta di apertura, sembrerebbe, per dialogo, un dialogo sul salario minimo, ma poi non è arrivato ancora nulla, una convocazione o qualcosa. Per noi contano le proposte concrete, c'è una discussione in commissione, contano dichiarazioni, non retroscena, non posizioni recuperate, diciamo, da qualche articolo di giornale. La maggioranza ha la possibilità, il governo ha la possibilità di confrontarsi in commissioni con proposte concrete. Sino adesso non abbiamo avuto nulla, siamo ancora rimasti e rimaniamo a chi parla di salario minimo che è una misura ideologica, chi dice che è una misura sovietica, chi dice che è una forma di assistenzialismo, chi dice che è uno specchietto per le allodole. Tutto questo è la maggioranza. Se c'è una proposta concreta di confronto, qualche contributo, qualche emendamento che sia costruttivo, lo possiamo considerare, altrimenti non accettiamo rinvii, blef e meline. Senta, Bonomic dice emergenza climatica come emergenza Covid, se ci fosse stato Repazzo, allora, che già avremmo un DPCM, scherzi a parte, c'è un problema? Mi sembra evidente che il problema dei cambiamenti climatici non è più un problema di maltempo, non è più un problema estemporaneo, bisogna affrontarlo in modo radicale, in modo assolutamente sistematico, e chiaramente si ricollega al problema fondamentale di salvare il pianeta, la tutelare la biodiversità, e i governi che non sono orientati in questa direzione fanno male ai propri cittadini e ai propri governanti. Presidente, rinvio a settembre è possibile per voi per il salario minimo? Scusate, io vorrei ricordare che ho presentato a inizio di legislatura la proposta del Movimento 5 Stelle a mia prima firma. A inizio di legislatura, sono passati tantissimi mesi, ci stiamo confrontando da mesi in commissione lavoro, rinvio a settembre perché cosa? Che cosa devono studiare ancora? Lo vogliono o non lo vogliono il salario minimo? Non lo devono dire a noi, lo devono dire a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono assolutamente alle prese con buste paga da fame, lavorano, e questo non è un sussidio, non è assistenzialismo, loro prendono la retribuzione, spieghiamolo al ministro Musumeci, che è il corrispettivo delle prestazioni lavorative che vengono espletate, quindi è il giusto corrispettivo, questo è un corrispettivo ingiusto. Su questo punto che cosa dico, che cosa devono studiare? Ma c'è il rischio che venga soppresso? Presidente, state dialogando con le forze di maggioranza, domani che cosa vi aspettate in commissione? No, dialogo, se ci sono proposte concrete dialoghiamo, certo che dialoghiamo, a noi ci interessa risolvere il problema, l'urgenza dei lavoratori. Grazie, 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 grazie. Un significato lo dà, no? Perfetto, Meloni ha funzionato poco. Ma sicuramente nel sistema spagnolo, è un sistema molto complesso quello della legge elettorale spagnola, però un dato certo è una sonora sconfitta per Vox, gli amici della Meloni. Adesso vedremo come se riusciranno o meno a formare un governo, se dovranno tornare a votare, però è importante che le forze progressiste abbiano tenuto, quindi saluto l'amico Sanchez, l'amica Diaz, evidentemente hanno offerto delle proposte che i cittadini spagnoli hanno giudicato adeguate, molto più adeguate rispetto a quelle, alle ricette e agli slogan che hanno giudicato di Vox. Per esempio, sul centro sperimentale di cinematografia, Giordano ha detto che San Giuliano è peggio di Mussolini. Allora, io stamattina sono stato al centro sperimentale di cinematografia per incontrare i ragazzi, c'è un presidio, perché questo governo, dobbiamo denunciarlo, loro stanno applicando uno spoil system e dove non è previsto dalle norme stanno introducendo nuove norme per creare uno spoil system del tutto artificioso, organico, sistematico. Guardate che così sfasciamo il paese, perché ogni governo che verrà si creano dei precedenti, introdurranno delle modifiche delle norme per realizzare uno spoil system che addirittura per il centro sperimentale riguarda, nella proposta di questa maggioranza, riguarda anche il comitato scientifico che adesso, lo sapete, è composto da grandissime personalità del mondo cinematografico, espressione dei vertici che se ne assumono la responsabilità, ma i vertici del centro sperimentale invece nel nuovo progetto saranno nominati dai ministeri. La politica mette, come dire, il piede, mette lo stivale sulla testa del cinema, della cultura. Inaccettabile, lo combatteremo e contrasteremo in tutti i modi.